Anche qui siamo davanti al solito APAX, al solito, alla solita creazione paolina di un sintagma che uno dice, ma che vuol dire? Ora, sembra gli studiosi sono molto d'accordo che non è la fede teologale, insomma, quella fede viene data col battesimo a tutti, cioè la fede per salvarsi, insomma, ecco, non è che dipende, c'è chi si salva al 30%, chi al 60%, chi al 64%, chi all'80%, non è quella. E allora qual è? Ci sono anche qui ovviamente diverse spiegazioni, ma quella più convincente mi sembra quella proposta tanto tempo fa, tanto, un po' di tempo fa, da oggi Cardinal Vanoit, poi ripresa recentemente da Penna, Romano Penna, da Antonio Pitta, ecco, questi studiosi del paolinismo. Allora, fede può tradurre anche il termine ebraico emet. Ora, la emet, come dicevo prima, è una di quelle caratteristiche di Dio. Forse prima di dire tante parole. Se noi leggiamo il capitolo 34 dell'Esodo, dopo che c'è stata la vicenda del vitello d'oro, Dio si presenta col suo nome. Versetto 5. Allora il Signore scese dalla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando, il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Le caratteristiche, no? Misericordia. Lento all'ira e ricco di amore e fedeltà. Qui si sta presentando per quello che è, o almeno qui la redazione del capitolo 34, peraltro è abbastanza travagliata, ma insomma presenta Dio con queste caratteristiche. Ora, cosa significa ricco di favore, di amore, sarebbe chiesto, perché non è proprio amore, è favore, e fedeltà, emet. Allora, la emet, che viene dal che ha un sinonimo emunah, viene dal verbo aman, che significa essere solidi, rocciosi, affidabili, credibili. Ecco, allora, saltando un po' di passaggi, la misura della fede è la misura della affidabilità, che è solo di Dio, eh? In tutto l'Antico Testamento, soggetto del verbo aman o della emet, è sempre Dio. L'uomo è inaffidabile per definizione, dice il salmista, non c'è un uomo fedele, cioè vuol dire affidabile. Ecco, dice San Paolo, la giusta valutazione di sé viene da quella misura, metron, proprio il nostro metro, la misura di questa affidabilità che Dio dà a ciascuno di noi e la distribuisce come vuole, quindi non è la fede teologale che deve esserci per la salvezza. Infatti, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo. Ecco, la radice di questa connessione delle membra del corpo è la misura di questa affidabilità che uno deve conoscere bene, perché all'interno di questa, diciamo così, rafforza e costruisce la Chiesa. Al di fuori di questa fa i danni. Questa è l'idea di Paolo. Quindi quando noi parliamo del discernimento, del progetto di Dio che devo fare nella vita, cose di questo tipo, noi dobbiamo vedere qual è la affidabilità di Dio che mi è stata donata. Perché è in questa che io sarò, che definisce la mia vocazione e mi dà l'attrezzatura, utilizziamo questo termine, l'attrezzatura che Dio
pensa sia importante perché porti a termine questa vocazione. Questa attrezzatura sono i doni, sono i carismi. Come dice dopo, così anche noi, essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, ciascuno per sua parte. Siamo membra gli uni degli altri. Perciò, o meglio, infatti, versetto 6, dunque, abbiamo pertanto doni diversi, no? Avendo dunque doni secondo la grazia, qual è la differenza? La differenza è che se uno ci mette un punto, abbiamo pertanto doni diversi. Cioè, ho parlato di una cosa, adesso ne parlo di un'altra. Mentre invece se c'è un gerundio vuole dire che il verbo principale sta prima, perché dopo non c'è. Quindi questa è la esplicitazione del fatto che siamo un corpo solo, siamo un corpo in Cristo, solo in Cristo. Il verbo principale è quel verbo essere, noi siamo un corpo solo in Cristo. Avendo doni diversi. Quindi diciamo che la costruzione della Chiesa dipende da una volontà del Padre di essere membra di Cristo e ciascuno partecipa a questa costruzione, questo consolidamento del corpo, questa statura adulta, come direbbe nella lettera agli Efesini, dove anche lì, guarda caso, parla dei carismi proprio. Ecco, Efesini 4, 11. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di Cristo, affinché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. La lettera agli Efesini è successiva alla lettera ai Romani. È una di quelle lettere di paternità paolina discussa. Però secondo me questo pensiero qua è proprio suo, proprio di Paolo. È come se ci fosse una maturazione da Prima Corinzi 12, in cui comincia a parlare dei carismi, Romani Efesini. Cioè diventa sempre più chiaro per Paolo che attraverso questi doni si edifica il corpo di Cristo. E poi ne elenca alcuni. Ora, questi elenchi sono tutti parziali. Quindi è inutile stare su quest'elenco, più di questo, più di quell'altro. Lui li mette a secondo di quello che gli serve, che deve parlare nella lettera. Nella prima Corinzi c'era il problema che delle manifestazioni carismatiche molto visibili, la glossolalia, no? Parlare in lingue, era esercitata in maniera, diciamo così, disordinata. Quindi lui cosa fa? Tutto l'elenco dei carismi, la glossolalia la mette come ultima. E prima ci mette chi? Gli apostoli. Cioè coloro che portano l'annuncio. Se non ci sono loro, è inutile che glossolali. Qui, che non c'è bisogno di questo, infatti, mica ci mette gli apostoli come primi, ci mette i profeti. E infatti dice, versetto 6, abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia lo eserciti secondo la misura della fede. Analogia. Pistis. Ora, questa analogia della fede, questo è un altro problema abbastanza complicato da risolvere a livello semantico, però sembra, almeno diciamo c'è un certo accordo fra gli studiosi, di pensare che questo qui è una specie di sinonimo della misura della fede, di cui ha parlato prima, cioè il profeta,
deve rimanere in quella porzione di credibilità, di affidabilità che Dio gli ha dato, se no dice un sacco di stupidaggini. Diventa un falso profeta, direbbe il Deuteronomio, capitolo 18. Ma non perché non ci abbia un carisma profetico, ma perché i carismi profetici non sono su tutto lo scibile. Uno potrebbe essere profeta per certe cose e non per altre. Grazie.